navette partono. Io non tornerò qui. Cercami. O vai su Tanalor. Sta a te decidere. Credo che il messaggio sia arrivato troppo tardi. Se Santari avesse preso le mie difese, avremmo convinto il Consiglio a compiere un sacrificio per Tanalor. Ora lei non c'è più. Neppure Reivis. L'ordine non c'è più e io sono libero! Non sei libero, Dagan. Sei solo. Perché sei qui quando il tuo vero nemico è là fuori? Come hai potuto permettere che la galassia cadesse nelle mani indegne dell'impero? Pensi di essere un superstite, ma tu sei un fallito! Non ci hanno battuti. Non ancora. Ora chi è quello accecato dal passato? Dentro l'abisso l'impero non può raggiungerci. Questi predoni saranno armati e guidati da discepoli addestrati alle vie della forza nel mio tempio. E al momento opportuno scatenerò il mio fuoco purificatore sulla galassia. Abbiamo già un imperatore. Dacci la bussola! Perché dovrei farlo? Perché sono un padre a corto di opzioni. E tu mi impedisci di dare una vita migliore a mia figlia. Consegnala. O ti faccio fuori. Ti aggrappi a dei sogni futili. Tanalor mi chiama. Sei ancora incatenato al passato. Questa sarà la tua tomba. Tu non mi fermerai. Patetico. Come ci si sente a sapere che stai per morire? Che la tua vita è insignificante. Non resistere. Non puoi nasconderti da me. Ah, sì. Lo sento. Perdita, sofferenza, vergogna, rabbia. Queste emozioni hanno un potere immenso, ma tu sei troppo debole. E ora è troppo tardi. Le navette partono. Io non tornerò qui. Ti sei perso. Hai smarrito la via. E tu non sei un Jedi. Oh! Tanalor!
Per favore, dimmi che è reale. Che è successo? Una specie di allucinazione della forza, alimentata dalla paura. L'ho usata contro di lui. Ora non fa più paura. Sono ancora intero. BD, dammi buone notizie. Forse Dagan aveva ragione. Sicuro che tu non sia ancora... sai... Pensaci. La fortezza di Tanalor. Dovremmo usarla per il cammino segreto. Radunare alleati, addestrarci. Non se lo aspetterebbero mai. Non saprei, mi sembra rischioso. Tutto è rischioso, finché c'è ancora l'impero. E poi... non vuoi certo che Kata passi la sua vita nascondendosi. Sei al sicuro, Cal? Allora sì, mi sta bene. Già. Va bene, questo lo capisco. Ma un giorno qualcuno dovrà affrontare l'impero. Perché non noi? Cordova saprà ripararla. Torniamo su Jedha. Certo. Prima voglio dare un'occhiata in giro. Magari c'è un manuale per quell'affare. Troveremo un modo. Sì. Ehi, amico. Mi hai salvato la pelle. Di nuovo. Grazie. Maestro Cordova. Da Ganghera aveva l'ultima bussola, ma è... danneggiata. Non ce l'ha proprio consegnata. Questa può essere riparata. Comincerò subito. BD! Lasciamo che il maestro si concentri. Conosco un bel posto. Bene. Pesante. Se qualcuno volesse darmi una certo, mano, Gris. Sarebbe bello. Oh, grazie. Oh, molto divertente. Oh. Bene, ecco qui il secondo giro. Che ne pensate? È forte. È molto dolce. Ci farai l'abitudine. Ehi, Sir. Perché non vieni con noi su Tanalor? Non c'è dimora migliore per l'archivio o il cammino segreto. Qualsiasi cosa abbia in serbo il futuro, la affronteremo insieme. Sì. È un nuovo sentiero per tutti noi. Cal, il maestro Tapal sarebbe fiero del Jedi che sei diventato. Ho avuto una buona insegnante. Ascoltate. Il cammino segreto ha una nuova casa. A Tanalor. A Tanalor. Aspetta un attimo, signora. Significa che vieni anche tu. Sì, Gris. Anzi, vado a preparare gli archivi per poterli trasportare. Si sta facendo tardi. Vengo con te. Dimmi, dov'è la Mantis di preciso? Questo posto è terrificante di notte.
Ti accompagnerò io. Grandioso. Ma, ehi, niente cose inquietanti, va bene? Sir, gli anacoreti verranno davvero con noi? Ma certo, sì. Ah, la nostra famiglia sta crescendo con un sacco di zii e zie inquietanti. Ce l'abbiamo fatta, Bod. Già. La bussola sarà come nuova. C'è qualcosa che ti preoccupa? Mi conosci bene, rottamatore. Stavo pensando a Kata. Si prendono cura di lei, ma... è sempre dura quando ritorno. Quando vedrà quello che hai fatto per lei, capirà. Lo spero. Forse dovremmo andare prima noi su Tanalor. Così controlliamo che sia sicuro per gli altri. Prima aiutiamo il cammino segreto a trasferirsi, meglio è. Dobbiamo mantenere il vantaggio sull'impero, no? Già. Ehi. Domani avremo una nuova casa. Non ce l'avrei fatta senza di te. Grazie, fratello. Sì. Io vado a registrare una favola per Kata. Passa una buona notte. Te lo meriti. Che panorama, eh? Di notte il deserto sembra infinito. C'è qualcosa di affascinante nel vuoto. Ora parli come un Jedi. Alle volte avevano ragione. Non su tutto. Senti, l'ordine è caduto. È ora di lasciarselo alle spalle. E... ora so che cosa voglio. Ci hai messo un bel po'. Oh,